Buongiorno, io sono Alessia Di Fiore e questa è Radio News 24 On Air. Oggi qui con noi Roberto Bescapè. Benvenuto Roberto. Grazie a voi, benvenute, benvenuti, cioè grazie del benvenuto e buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi Roberto ci parlerai di nutrizione e obesità con chirurgia bariatrica. Di che cosa si tratta? Partiamo già quindi dal tema fondamentale dell'obesità, classificandola su tre livelli diversi. Questo in ambito clinico, ma prettamente era più in ambito assicurativo. La classificazione dell'obesità venne fatta nell'ambito americano, benché si voglia, dove si era partita appunto la dieta classica occidentale da fast food, è nata proprio lì, ovvero una classificazione in base al tipo di BMI, che può indicare un BMI a basso rischio, comunque obesità moderato per alcune malattie cardiovascolari, o ad alto rischio. Banalmente andiamo a considerare un BMI molto elevato se il suo valore appunto di peso fratto altezza al quadrato è maggiore anche di 30 circa, BMI di 30 da questo rapporto. Parliamo anche di persone che hanno un BMI che arriva anche a 35-40 e questo sta ad indicare che la persona è molto obesa, quindi ha tantissimo grasso e questo grasso in corpo fa sì che non riesca a svolgere le sue funzioni principali, vada sì alzarsi dal letto, camminare o entrare banalmente in macchina. Ebbene, si è visto che queste persone, al di là dell'utilizzo di una dietoterapia, quindi la dieta specifica che aiuta comunque a perdere peso, una terapia farmacologica che però non rispondono a ciò, sono sottoposte a chirurgia bariatrica. Chirurgia bariatrica che, detto in maniera molto sintetica, può andare in questo caso a incidere su una resezione gastrica, quindi si toglie parte dello stomaco, a un bendato gastrico che se ne va a ridurre il volume senza andarlo a togliere, o a un bypass gastrico che si va a collegare comunque la parte dello sfintere esofageo all'intestino. Questo per andare comunque a ridurre l'introito della caloria assunta e sicuramente avere una perdita di peso nel corso del tempo, in questo caso anche nel breve periodo. Chiaramente tutto ciò non finisce qui, non è risolutivo, soprattutto per quanto riguarda l'intervento del bendaggio gastrico, questo perché lo stomaco si può ancora dilatare e può andare comunque a rompere questo bendaggio. Ecco che la terapia dietetica in questo caso deve essere fondamentale anche da seguire il paziente dopo l'intervento post-operatorio. Lo possiamo ben vedere anche nelle clip del dottor Nousaradan, cioè arrivano questi super Majin Buu da 300 kg e vengono operati. E chiaramente non è che si risolve tutto lì, spesso sono anche delle resezioni chirurgiche a livello dello stomaco, devono essere seguiti nel corso del tempo, con dieta che può essere dieta liquida, ad esempio, anche in base al tipo di peso che deve essere perso, con un'adeguata attività fisica comunque a lato, e una dieta che banalmente non deve essere più la dieta tipica da fast food, come si è visto anche prima, ma una dieta con un impatto molto importante per quanto riguarda la parte vegetale, sicuramente, quindi maggiormente fibra, anche perché l'individuo obeso ha tutte queste problematiche, malattia cardiovascolare, maggiore pressione a livello addominale, maggiore pressione per quanto riguarda la respirazione sui polmoni, fatica anche a respirare, anche stando comunque sdraiato, maggiore stipsi, quindi sicuramente una dieta che lo aiuti sia a perdere peso, a dargli energia e soprattutto una terapia dietetico-comportamentale anche a livello psicologico. L'obeso generalmente è un individuo che si sente a livello psicologico sconfitto, non vuole farsi vedere e rimane nel suo mangiando e sentendosi bene. Ecco che la terapia, quindi anche a livello psicologico, il classico psico, lo può aiutare sicuramente in questo. Stiamo parlando chiaramente di un percorso molto lungo, dalle 6 settimane, dalle 6, può andare dalle 6 settimane, chiaramente negli individui meno gravi, dalla chirurgia bariatrica anche oltre i 6 mesi e un anno, anche per anche diversi anni. E questo sicuramente lo può aiutare. Chiaramente però lo stile di vita deve cambiare, deve mantenersi tale, anche perché, come già citato, il bendaggio gastrico si può rompere. Possiamo avere delle problematiche comunque che riguardano anche la nausea, perché resezione chirurgica dello stomaco vuol dire che con piccoli quantitativi di cibo io già sono pieno. Quindi questo è sicuramente da tenere sotto controllo. Certo, assolutamente. Sono, diciamo, dei casi estremi che si possono evitare con una corretta alimentazione iniziale durante il corso della propria vita, però nel caso c'è comunque modo di uscirne. Grazie mille per avercene parlato ed essere stato qui con noi oggi. Grazie a voi, buona giornata.